La quinta edizione della Notte d'Arte e come sempre la Notte d'Arte si sviluppa in un duplice aspetto. Il primo è quello della valorizzare il grande patrimonio artistico, culturale del centro della città e che si concretizza con l'apertura straordinaria di chiese che ospiteranno concerti come la Basilica dello Spirito Santo, la Chiesa di Sant'Anilla a Caponapoli o piuttosto che quella di Sant'Anna dei Lombardi e l'apertura di musei da Palazzo San Severo a Palazzo Zevaglio Sostegno, Museo di Cappella San Severo, Museo Madre e ancora la Basilica della Pietra Santa e il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. L'altro aspetto della Notte d'Arte è sempre quello di mettere al centro l'uomo, mettere al centro le vicende umane. In quest'anno abbiamo lanciato questa campagna di acquisto di materiali per una scuola del comune di Acquasanta insieme alla Misericordia di Ascoli Piceno, che ha recentemente ricostruito la scuola distrutta dal sisma del centro Italia di questo fine estate. Quindi l'obiettivo è quello di acquistare dei materiali per didattici per la scuola, per la biblioteca e per i giochi, realizzando quindi un sogno per tanti bambini. L'anno scorso con la collaborazione con Amaref abbiamo realizzato un pozzo in Kenya, quest'anno speriamo di portare a compimento questo obiettivo e sono certo che tutta la rete di Confesercenti che ha aderito alla Notte d'Arte come da tradizione, così come quella dei musei, daranno il loro contributo. È la quinta edizione della Notte d'Arte nel centro storico di Napoli. Domani sera, sabato 10 dicembre, il foltissimo programma dal titolo Nutrimenti, cultura e cibo nella storia dei popoli ha l'obiettivo di divulgare l'arte e la tradizione napoletana ed affermare la cultura della solidarietà e della vicinanza tra i popoli. Le più grandi piazze, botteghe e musei saranno il palcoscenico di spettacoli, concerti e visite guidate per valorizzare l'immenso patrimonio della città ad un numero di visitatori che in questo Ponte dell'Immacolata registra dati di presenze da record. Per noi è importante dare tutte le possibilità che siamo in grado di offrire per in questo weekend accogliere al meglio i turisti, tantissimi, numerosissimi, che sono presenti in città, un altro record che abbiamo battuto ancora una volta, quindi offrire il meglio e offrire la possibilità di incontrarsi con l'arte e la cultura di Napoli, in particolare del suo cuore antico, che è il suo cuore pulsante, è una bellissima occasione, quindi ci saranno possibilità di vedere monumenti, mostre, incontrare artisti, incontrare la nostra enogastronomia che veramente ha raggiunto dei livelli di raffinatezza da un lato e dall'altro anche come street food particolarmente golosa, diciamo, quindi credo che veramente i tanti turisti che stanno a Napoli avranno la possibilità di vivere un'altra magnifica giornata densa di emozioni.